Sì. Chi siamo, cosa facciamo, dove siamo, perché? Allora, benvenuti e bentornati, siamo a Malnat, il nostro podcast di cui siamo alla... Siamo dei Malnat. Siamo dei Malnat, tu non sei di Milano, non hai la minima idea che cosa voglia dire. No, niente, proprio zero. Vieni dal barbarico. Esattamente. So che siamo molto professionali, questa puntata abbiamo deciso di rimanere all'interno di un'ora di girato, giusto? Quindi facciamo partire ufficialmente... Siccome siamo professionali, tu stai smanettando col telefono, sì. Sto facendo partire ufficialmente il cronometro. Buonasera, signora. Noi sono la parte razionale che non segue gli appunti scritti male da Giorgio, ma cerca siamo, di trovare siamo, un filologico. Siamo all'interno del locale chiamato Che pensi mi, dalle persone che fingono di saper parlare il milanese, chiamato Che pensi mi, cosa che mi è successa abbastanza spesso. Sì, però diciamolo, un po', il fondamento del podcast è proprio quello, il cazzeggio. Cazzeggio, no? E siamo due comici, il Covid ha spazzato via tutto, non dimenticateci, per favore, prima o poi torneremo a lavorare anche noi. Noi, se Dio vuole, perché guardo sempre gli indonesiani che fanno le piscine nella giungla. Poi guardo gli orafi turchi. Adesso mi sono fissato con questo uzbeko che fa quelle robe tipo, sai, i forni di muratura interrati, ci mette dentro un agnello intero. Bellissimo. Con la brace. Ma è tipo turco? Sì, quello sì. Che sorride sempre. No, non quello che sorride sempre, un altro. Questo fa proprio le cose artigianali. Ma tipo con la barba bianca. No, un signore, sulla, più o meno la mia età. Okay. Fa queste cose tipo gli agnelli, conigli, però tutto sempre con la brace, cottura lenta, nel bellissimo forno di muratura, sette ore di cottura. Incomincia a sembrare lo sketch di Aldo Giovanni e Giacomo. Ha le ginocchia a punta? Con l'uzbeko, ma quello con i capelli lunghi. No, no, allora non è lui. Tra l'altro, se ci sono dei candidati sindaco che ci seguono e volessero avere un endorsement, noi oppure avete bisogno di noi, no, perché il principio è sempre quello: voi ci pagate e noi parliamo male dell'avversario. Vai tranquillo, non c'è problema. Mi dici di chi devo smerdare, tanto a me stanno sul cazzo tutti, non c'è problema. Continuità. E ci riconnettiamo. Se ci sono bionde, poi gliela spiego. Grande tradizione classica. Esatto, forniamo un esempio. Tra l'altro, questa mano che ci lancia della droga. Che io non ho mai visto, non sapevo neanche fosse fatta così l'erba, devo dire. Guarda, direi di passare all'ultima domanda del terzo blocco della nostra efficientissima scaletta. Ma quando sono passati? Siamo passati da un blocco all'altro. È proprio sappiamo, questa è la bravura del conduttore, che non ti accorgi. È una cosa mellifluo. Quindi alla fine del video dobbiamo dire attivate le notifiche, attivate le notifiche. Fantastico. Sì, devi fare iscriviti al canale e attiva la clicca campanella. Sulla campanella, bravo. Bravissimo. Lui ha studiato un sacco.